Ciao a tutti, piano piano ci colleghiamo. Ciao ragazzi, aspetto ancora qualche istante che ci colleghiamo, si collegano le persone. Intanto datemi, per chi c'è, se mi sente, se sente l'audio, datemi un feedback sull'audio, se sentite. Come state? È da un paio di mesi che non faccio la diretta, l'ultima l'ho fatta il 20 di marzo per gli anni della pagina. Ciao Gianluca, grazie. Allora, la diretta di oggi voglio che sia una diretta libera, quindi se avete temi che volete approfondire anche riguardo gli ultimi video che ho fatto, mi scrivete. Se no, vi parlo dell'ultimo articolo che ho scritto, che ho appena postato, la regressione di ruolo, che accade quando non seguiamo quello che è il flusso, non utilizziamo bene le nostre energie. Anche l'orario è un orario un po' particolare, magari le persone non hanno ancora finito di lavorare, non sono ancora a casa, quindi è un orario un po' triste dove fare una diretta, ma oggi va così. Ciao Hermet. Allora, io intanto comincio a parlare dell'articolo che ho scritto e cosa intendo per regressione di ruolo. Nel percorso spirituale accade che la persona comincia a fare un lavoro su di sé. Il lavoro su di sé è un'introspezione che nasce nel momento in cui una persona si rende conto che il mondo esteriore, cioè quello che la circonda, non la soddisfa più. Non soddisfandola più, va a ricercare altrove, va a ricercare qualcosa di altro, al di là dell'esistente. E quindi dove va a vedere? Roberto Assaggioli diceva che un essere umano quando è saturo di quello che conosce, cioè quello che lo circonda, non gli basta più, allora questa persona ha due possibilità. O va a cercare fuori dalla terra, quindi inizia a ricercare in quelli che sono i territori dell'universo, al di là del pianeta fisico, oppure inizia una ricerca interiore e qui comincia il percorso spirituale. Percorso spirituale significa che una persona va all'interno a cercare, perché il fuori non la soddisfa più. Cosa porta l'essere umano a non essere più soddisfatto di quello che è il mondo fuori? Ci sono varie teorie. C'è la teoria che io sposo, che è quella dell'anima, quella della reincarnazione. Non è spiegabile tutto quello di cui parlo, non può essere spiegato considerando soltanto una singola incarnazione. Ma lo posso spiegare solamente se considero non soltanto questa vita, ma se considero questa vita come una successione di vite. Quindi io vengo in questa vita con un bagaglio animico, quindi un bagaglio di esperienze, che la mia interiorità, quindi quella che vado a ricercare nel percorso spirituale, ha acquisito. Molti dicono: beh, ma tanto la vita è una. Io dentro di me, quando sento questa frase, dico: non è una, magari fosse una. È una adesso, è una con il nostro nome e cognome in questo momento. Ma se andiamo a livello più profondo, questa vita non è l'unica. Questa vita è una collegata con molte esperienze che l'anima mia ha fatto. Quindi io sono adesso qui in questa incarnazione e mi chiamo Lorena Di Martino.
In un'altra incarnazione, magari la mia anima aveva vissuto in un corpo che aveva un altro nome e cognome, magari aveva anche un altro genere. Non era una donna, ma era un uomo. Non si sa. E chissà quante altre. Quindi, una persona è portata a essere sazia, a essere stanca del mondo esteriore, quando appunto il mondo esteriore non la sazia più. Perché? Perché nelle vite precedenti sono già state fatte tutte quelle esperienze che un essere umano può aver fatto. Mi spiego meglio. Se facciamo un esempio stupido. Se in una vita passata io non ho fatto altro dalla mattina alla sera che mangiare pasta al pomodoro, muoio, mi reincarno, arrivo in questa vita e mi ripresentano la pasta col pomodoro, spaghetti magari col pomodoro, che ho mangiato molto fino alla nausea nella vita precedente. Cosa accade qui appena inizio a vedere, sentire soltanto l'odore o la percezione che possa esserci la pasta col pomodoro? No, grazie. Cerco altro. Quindi sento a livello dei sensi che ho bisogno di un altro tipo di pasto per essere soddisfatto o soddisfatto. Quindi se io un'esperienza l'ho già vissuta, magari molte volte, prima di comprendere una lezione attraverso un'esperienza, l'anima la ripete molte volte. Non la ripete soltanto una volta. Quindi se io devo se dovessi comprendere il fatto che, non lo so, rubare è sbagliato, allora mi dovrò reincarnare tante volte sia da vittima e carnefice, si dice. Quindi la persona sarà per molte volte ladro e per molte volte sarà derubato da ladri. Quindi vivrà l'esperienza del rubare sia a livello attivo sia a livello passivo. Ad un certo punto, dopo anche molte incarnazioni e molte di queste esperienze, io quella pasta al pomodoro l'ho già assaggiata, l'ho già digerita un sacco di volte, no, milioni, perché è proprio dura un'anima se devo utilizzare milioni di volte questa esperienza. Tantissime volte. Ad un certo punto mi rendo conto, avendo vissuto in maniera attiva la rapina e in maniera passiva il fatto di essere derubato, comprendo a livello profondo che rubare è sbagliato. Prima di questa consapevolezza io non so se è giusto o sbagliato, non ho la percezione del giusto o dello sbagliato di qualcosa, se quella cosa non l'ho affrontata da persona che l'ha fatta e l'ha ricevuta, quindi da vittima e da carnefice. Io oggi posso dire la pasta al pomodoro mi piace o non mi piace perché? Perché io l'ho assaggiata. Se io non ho assaggiato un piatto, io non posso dire che quel piatto fa per me o non fa per me. E qui entra in ballo un'altra tematica, che è quella dell'attrazione. Ci sono persone che sono attratte da una determinata esperienza e altre che non sono attratte da quell'esperienza. Perché? La nostra società ci dice semplicemente che ognuno è diverso, ognuno ha delle caratteristiche e quindi va bene così. È bello il mondo perché è diverso. Sì, ma la mia domanda tocca un tema più profondo. Il tema è proprio questo, perché una persona è attratta proprio da quell'esperienza e invece un'altra persona quell'esperienza non gli fa né caldo né freddo, oppure addirittura quell'esperienza diventa repellente per una persona. Perché l'anima utilizza il desiderio attraverso il corpo emotivo per farci comprendere quello che è il prossimo passo. Se non avessimo lo strumento che è il desiderio, noi non sapremmo in quale direzione andare nella vita. Adesso possiamo dire, sì, ma le direzioni della nostra vita non sono dettate del tutto dal desiderio, ma sono dettate anche dalla razionalità. Ecco, quello che io spiego anche nei video è che la razionalità, cioè quella che è la nostra logica, la neocorteccia, la parte più superficiale della nostra mente, del nostro cervello, passatemi il termine, non è lo strumento adatto per prendere una decisione nella vita. A volte sì, quando si tratta di prendere decisioni pratiche, bisogna utilizzare la mente pratica. Faccio
Quindi per parcheggiare devo utilizzare la mente razionale per capire come girare il volante e come parcheggiare. Però ci sono questioni nella vita più importanti, ma qualsiasi questione può essere presa a diversi livelli, può essere presa a livello mentale, può essere presa a livello emozionale, può essere presa a livello fisico, quindi del fisico, del corpo, istintuale. Agire d'istinto spesso non è la soluzione migliore perché? Perché porta a due azioni o reazioni, anzi tre, dettate dalla paura. Quindi la prima è una reazione, quindi un'azione che spesso può essere violenta, di aggressività all'esterno. È il famoso fly, fight o freeze. In inglese le tre F di risposta a un pericolo, per esempio. Mi trovo in pericolo e quindi cosa succede? O mi congelo, quindi o sto ferma, o mi attacco, aggredisco, oppure mi congelo. Quindi ho già detto questo, o mi congelo, o attacco, aggredisco, o scappo. Quindi sono queste le reazioni istintive, spesso dettate dalla paura. C'è sempre qualcosa nel mondo esterno che mi fa paura. Una persona può dirmi: io non ho paura di niente, ma farò un video al riguardo. Le maggiori paure sono quelle interiori. Se leggete l'inizio dell'articolo che ho scritto, ho utilizzato una frase di Stephen King, che è il re, diciamo, dell'horror. Che dice: i mostri sono reali e anche i fantasmi sono reali, vivono dentro di noi e a volte vincono. Tutto quello che fuori ci spaventa, il mondo esterno, non è una proiezione di quelle che sono le nostre paure interiori. Quindi, se c'è qualcosa all'esterno che mi spaventa, in realtà quello che è fuori è una proiezione di quello che io ho dentro. Ok? Quindi ad un certo punto, quando io ho qualcosa all'interno che mi turba, lo proietto all'esterno, quella proiezione esteriore, cosa accade? Quella proiezione esteriore mi fa risvegliare quella paura atavica interiore che pensavo di non avere, ma che in realtà ho. Cosa fa l'essere umano medio? Proietta fuori. Non soltanto l'esperienza, ma punta il dito verso l'esterno e dice: è colpa di quell'esperienza, per colpa di quell'esperienza io dentro di me ho paura. Ok? A causa di questo, cosa accade? A causa di questo io non mi prendo totalmente la responsabilità di quello che sento. Ok? Non prendendomi la responsabilità di quello che sento, non divento al 100% consapevole di quello che sta accadendo al mio interno. E quindi crederò sempre che quello che accade all'esterno sia la causa primordiale, primitiva dei miei malesseri. E passerò la vita o più vite a puntare il dito all'esterno, senza rendermi conto di quello che all'interno mi abita. Per questo riescono a vincere i nostri mostri interiori, come dice Stephen King, perché io non li conosco. Non conoscendoli, loro acquisiscono la nostra energia, diventano loro sempre più potenti fino a travolgerci. Questo è a volte pericoloso perché può scaturire in appunto quelle azioni, reazioni istintive. Quindi come si dice, scusate un attimo. Una decisione può essere presa a livello istintivo, quindi a livello fisico, a livello emotivo. Cosa significa? Che un'esperienza mi suscita un'emozione. Siamo abituati oggi, ahimè, a essere pieni più di emozioni negative che positive. Uno, emozioni negative e positive da una parte. Dall'altra parte abbiamo, ahimè, il fatto che siamo bombardati da quelli che sono i mass media. I mass media bombardano sia a livello mentale che a livello emotivo la mente delle persone e li bombardano con emozioni negative. Se io bombardo una persona oggi, domani, dopodomani con un'emozione negativa, quell'emozione
Questa persona non sarà in grado di pensare lucidamente. Ammesso che quella persona sia in grado di pensare, perché anche questo è un tema che potremmo stare da qui alla prossima settimana a parlarne, sul tema del pensare. Ma non soltanto le persone non sanno pensare, ma se la mente è come una nebbia circondata da emozioni pesanti, negative, di rabbia, di paura soprattutto. Quanto la paura viene utilizzata per la manipolazione di massa, tantissimo. Allora è normale che non c'è più una presa di decisione, neanche a livello mentale, neanche a livello emotivo. Quindi da una parte c'è un bombardamento mediatico anche di emozioni pesanti, ed è pieno il piano mentale del pianeta di queste emozioni. Dall'altra parte ho il fatto che non conosco, non c'è una conoscenza, proprio di conoscenza concreta del piano delle emozioni dell'essere umano. Mancando questo piano delle emozioni, cosa accade? Che c'è ignoranza. L'ignoranza non porta alla responsabilizzazione delle persone. Quindi io ignoro una parte della realtà, però quella parte di realtà esiste. E se io ignoro una parte della realtà e quella accade, e io la ignoro, allora quella parte di realtà che non conosco sarà più forte di me e io ne avrò paura. Sono dei meccanismi molto sottili che vanno a inquinare quelli che sono i sistemi, quelli che sono i tre corpi dell'essere umano. Perché come spiego in molti video, noi siamo anime incarnate in tre corpi, tre o quattro addirittura. Corpo fisico, l'emotivo e il mentale. Il mentale è il più vicino all'anima. L'anima cerca di interloquire, di parlare con questa personalità attraverso i tre corpi. E c'è proprio una scienza esoterica che parla di come l'anima si manifesta ad un certo punto. Non si manifesta in tutti, si manifesta in chi è pronto a percorrere la via, il sentiero dell'illuminazione per i buddisti, il sentiero con la S maiuscola, quello della luce, quello che porta all'identificazione finale con l'anima. Ma per arrivare a questo, prima di parlare di anima, si deve conoscere di cosa co gli strumenti che abbiamo a disposizione per conoscere quest'anima. Se no, se non conosco come utilizzare, come sviluppare, come prendermi cura del corpo fisico, difficilmente posso arrivare al concetto di anima. Se non conosco la parte emotiva dell'essere umano e tutte le conseguenze che le emozioni negative hanno sulla psiche della persona, difficilmente posso comprendere come l'anima mi parla attraverso le emozioni. Se no, non ho conoscenza, se no, non ho una mente abbastanza sviluppata. E l'anima, ho ripetuto molte volte, parla all'essere umano attraverso lo strumento dell'intuizione, attraverso la mente e anche con il cervello. Quindi ci devono essere tre cose: cervello, mente e anima, ma questo ne parleremo un'altra volta. Se non ho sviluppato un piano mentale abbastanza sostanzioso, abbastanza resistente per reggere quelli che sono i messaggi dell'anima, io non li comprenderò. Quindi, per come siamo messi oggi a livello di media evolutiva, e non siamo messi molto bene, è difficile parlare di queste tematiche. Cioè è difficile parlare con le persone di anima, che è un concetto così astratto per la mente, che molti dicono, boh, l'anima non esiste. Esiste, ma non è probabile. Io non posso provare l'esistenza dell'anima con il metodo scientifico. L'anima o la senti o non la senti ad un certo punto dell'evoluzione. E quindi la prova dell'esistenza dell'anima diventa un qualcosa di molto sottile. Si passa dal piano umano al piano spirituale. E soltanto tra esseri quasi spirituali o spirituali si può parlare un certo tipo di linguaggio. Quindi è difficile parlare anche di questi temi, soprattutto perché c'è molta ignoranza riguardo quelle che sono i tre corpi dell'essere umano, fisico, emotivo, mentale. Dicevo, è difficile perché? Perché c'è questa. Le persone non spendono tempo per farsi le domande, in primis. Ho scritto molti articoli dove c'è
È molto importante quando le cose, soprattutto nel mondo esteriore, non vanno bene, iniziare a porsi delle domande, iniziare a domandarsi perché la vita mi sta mandando questa esperienza, a volte così opprimenti, così che ti mettono all'angolo da costringerti a volte, non vedendo via d'uscita all'esterno, costringerti a portele queste domande e dire ma che cosa la vita mi vuole dire? Se non ci prendiamo il tempo in mezzo al marasma fisico, emotivo e mentale che sta accadendo oggi sulla Terra, sul piano collettivo, ripeto, non c'è evoluzione. Perché? Perché non c'è conoscenza di noi stessi. Quindi dicevo, una decisione può essere presa a livello istintivo, a livello fisico, a livello emozionale o a livello mentale, nei tre piani inferiori dell'essere umano. Poi c'è un altro livello sul quale possono essere prese decisioni, che è un piano superiore, che è quello animico. Io prendo una decisione perché intuitivamente so che è giusto, oppure a livello di sensazioni so che è la strada giusta. Iniziare un nuovo percorso, soprattutto quando si è sempre percorso la stessa via, se da quando sono nato, nata, ho sempre percorso strade che mi sono state dette dall'esterno. E io non ho costruito dentro di me una struttura in grado di prendere una decisione. Perché ho sempre avuto la pappa pronta dall'esterno. Quindi non, mi ritrovo in un mondo in cui non so dove andare, perché non so prendere decisioni. La strada mi è sempre stata detta dall'esterno. È difficile ad un certo punto iniziare a dire adesso faccio a modo mio. Perché? Perché anche la struttura sociale dove viviamo non ci lascia andare così facilmente. A volte ci sputa proprio. Il vecchio mondo, visto che ci stiamo avvicinando all'era dell'acquario, il vecchio mondo sputa letteralmente fuori le persone che sono pronte a costruire il nuovo mondo. Quindi le sbatte letteralmente, non vuole averle all'interno. Perché? Perché la vita, con questo sbatterle fuori dal mondo, dal vecchio mondo, gli sta dicendo: non sei qui per continuare a dare da mangiare a mammona, come diceva Gesù nel Vangelo, o nella Bibbia, Dio nella Bibbia, non lo so, non mi ricordo se era Vangelo o Bibbia, scusatemi, l'ignoranza. Ma non puoi continuare a dar da mangiare al vecchio mondo se sei venuto qui e come missione hai una parte di piano di costruzione del nuovo mondo. Quindi è normale che quando proviamo a ritornare in quello che è il vecchio mondo, le cose non vanno neanche tanto bene. Perché? Perché c'è un simbolismo profondo dietro a questi eventi. Se non li comprendiamo e torniamo, cerchiamo di sbattere la testa costantemente verso quello che non va, ma che vorremmo che vada. Non so se sto utilizzando un italiano corretto, soffrirò perché ho paura di lasciare andare il vecchio per il nuovo. Quando devo lasciare andare il vecchio per arrivare a qualcosa che ancora non so neanche quale forma dare a questo nuovo. Certo che c'è un momento di distacco tra il vecchio e il nuovo, in questo momento di distacco c'è il vuoto. L'essere umano ha una paura pazzesca del vuoto. Infatti, ho detto che dovevo parlare del mio articolo, ma sto parlando a ruota libera, però nell'articolo ho scritto proprio che l'evoluzione infatti comporta dei cambiamenti nella vita esteriore, a volte parziali, altre volte molto radicali, perché la vita stessa interiore ad essere mutata. Nell'evoluzione. Quando c'è una disgregazione di qualcosa, quando qualcosa si distrugge, è perché ha finito il suo tempo, ha finito il suo percorso vitale, ok? Una volta distrutto quel qualcosa, cosa resta? Resta apparentemente, perché non è vuoto, resta un vuoto che noi sentiamo come una mancanza di esistenza dentro di noi. Cosa fa l'essere umano normalmente? Cerca di riempirlo con quello che si sta rompendo, quindi torna indietro, prende il vecchio che si è ormai disgregato e cerca di ricostruirlo. Più cerca di ricostruirlo, più la vita
glielo disgrega di nuovo. E lui ci prova di nuovo, cercherà di ricostruirlo, ma non ce la farà. Si disgregherà di nuovo. Perché ha paura di questo anche tempo di abituare l'essere umano in questione al non attaccamento, a spogliarsi del vecchio abito che non gli serve più. Prima si accetta questo stato del non so dove sto andando, però da qualche parte la vita mi sta mandando. Prima accetto questo momento di stasi. Oggi molte persone che molti acquariani stanno provando questa sensazione. Se continuo a restare nel vecchio mondo, ma la vita mi sta spingendo verso il nuovo, che ancora, ripeto, è difficile da vedere, si può solo percepire perché esistono delle realtà che si stanno costruendo, ma è ancora troppo presto per costruirle all'esterno. Quello di cui sto parlando è così sottile che può essere percepito soltanto come l'anima, perché è un qualcosa di animico, è qualcosa di molto sottile. Quindi la psicologia umana può percepirla se la mente è collegata con l'anima. Se non c'è questo collegamento, allora anche la mente rifiuterà questa realtà, perché è una realtà nuova, è un qualcosa che ancora, ripeto, non è una forma. Quindi quando si disgrega qualcosa e c'è questo vuoto interiore, dobbiamo darci il tempo di percepire quello che la vita vuole che facciamo, proprio il passo concreto che vuole che facciamo. È inutile che continuiamo a riempire questi vuoti esistenziali con quello che già conosco, perché quello già lo conosco. Se n'è andato dalla mia vita. E non provo neanche più il desiderio, se non il desiderio di attaccamento a quella cosa. È inutile che continuo a corrergli dietro. Perché? Perché finisce che io mi disgrego con lui o con lei, se è una relazione, se è un evento, se è un lavoro, se... Quello di cui sto parlando, io parlo di cose anche pratiche, però sembra che io sia troppo astratta. Quando dico, quando qualcosa è pronto a fare in modo che noi lo lasciamo andare. Parlo di una relazione, posso parlare di un lavoro, posso parlare anche di amici. Molte volte una persona comincia un percorso di conoscenza interiore, inizia a scoprirsi sempre di più e si rende conto che le amicizie che frequentava anche mesi prima non la rispecchiano più, non si trova più con quelle persone. E a volte quelle persone o si allontanano naturalmente, quindi non dobbiamo neanche troncare, oppure a volte, e spesso capita con le relazioni sentimentali, ci rendiamo conto che noi siamo troppo diversi rispetto a prima, siamo completamente un'altra persona rispetto a quello che eravamo. E quindi alla luce di questo decidiamo di chiudere. Chiudere qualcosa non significa che non questa cosa non possa mai più essere riaperta, perché a volte ci sono eccezioni, però anche tra amici ci si può rincontrare dopo anni, dopo mesi e riscoprirsi ad un altro livello, perché magari quella persona ha fatto un determinato tipo di percorso e si riesce a avere un dialogo ad un altro livello. Però di base quando una persona cambia, soprattutto quando una persona consapevolmente compie un lavoro di crescita interiore, un lavoro di crescita interiore lo cominci quando le cose all'esterno non ti vanno poi così bene. Perché veramente non sai più che pesci pigliare, non è che le persone cominciano i percorsi spirituali perché stanno bene. Cominciano perché non si ritrovano più nella realtà che vivono. E quindi decidono di percorrere non la strada, quella della scoperta dell'universo fisico, ma dell'universo interiore, il percorso spirituale. Quindi quello che anche faccio con le consulenze è proprio questo, accompagnare la persona in primis alla scoperta di quelli che sono i tre corpi dell'essere umano, quindi fisico, emotivo e mentale, e successivamente iniziare a introdurre come concetto intellettuale all'inizio e poi sempre più a livello interiore con la persona, accompagnarla nella scoperta dell'anima. Però, ripeto, il percorso non è per tutti. È un percorso per cui si deve essere pronti, perché se non si è pronti non si sente la necessità di fare questa scoperta interiore. E ripeto, si può andare a ricercare fuori, però
Ma quando questo fuori non ci basta più, dobbiamo andare dentro. Non ci sono altre strade. In questa terra dove ci siamo incarnati in questo periodo storico, no, non abbiamo molta altra scelta. Ok, vediamo le domande. Hermete scrive: di quello che dice a livello scientifico, cosa ne pensi? Beh, penso di aver risposto a questa domanda. A livello scientifico, se si parla di anima, è difficile dare, almeno sì, la fisica quantistica ha iniziato a spiegare determinate cose che sono normali nel mondo dell'anima, ma grazie al cielo la fisica quantistica li sta spiegando, come le coincidenze o la modificazione delle subparticelle atomiche, i fotoni, gli elettroni. Per esempio c'è una scoperta, se non mi ricordo chi l'abbia fatta, che hanno scoperto a livello subatomico quando due particelle a livello dell'atomo sono rimaste, hanno avuto una vicinanza, quindi potremmo dire una relazione subatomica. Quindi due elettroni hanno avuto una vicinanza, quindi magari facevano parte di una stessa molecola. E poi questi due elettroni vengono separati, vengono portati nelle parti opposte del mondo. E ad uno dei due, quindi uno si trova in Giappone e l'altro si trova in America, negli Stati Uniti. E uno dei due elettroni viene indotto a cambiare il numero di spleen, si dice, se non sbaglio. Quindi cambiare stato, in poche parole, viene o immessa energia nel sistema, quindi l'elettrone cambia di stato, fa un salto di stato. Adesso non mi ricordo se sto utilizzando i termini chimici corretti. Comunque anche l'altra particella, nello stesso esatto momento in cui quella... esatto. Nello stesso momento in cui l'elettrone negli Stati Uniti ha fatto il salto di stato, anche quell'altra in Giappone che non è stata manipolata fa il salto. Quindi questo va a spiegare per la fisica quantistica, va a spiegare che quando due persone sono state a contatto o con una relazione o tra familiari o tra parenti o tra amici, comunque hanno avuto un contatto. Anche se queste persone si separano a livello anche geografico, i cambiamenti che una persona delle due ha ce l'avrà anche l'altra persona. Più profonda è stato il tipo di relazione tra le due persone, più il cambiamento di una, anche se queste persone si sono separate, vivono in posti diversi, più il cambiamento di una persona va ad influenzare l'altra. Più è stata profonda la relazione. Adesso non so se mi sono spiegata, però anche la fisica, quindi anche a livello scientifico, c'è una spiegazione a questi eventi. Ok, ragazzi, abbiamo parlato per una buona mezz'oretta. Se non avete domande, oppure se le avete, chi anche guarderà. Esatto, questo spiega Gianluca che siamo tutti connessi. Ricercherò ma se cercate trovate questi studi, sono cose comuni che vengono fatte oggi a livello atomico e subatomico, proprio per spiegare quello che accade a livello di materia non materia, di energia. Alla fine, se ci pensiamo, qualsiasi strumento che abbiamo, qualsiasi struttura fisica anche che abbiamo, il computer, il cellulare è fatto di materia, la materia è fatta di molecole, le molecole sono fatte da atomi. Gli atomi cosa sono? Possiamo dire che sono pura energia. Gli elettroni, i neutroni, i protoni, è pura energia. Se andiamo veramente a livello submolecolare o atomico o subatomico addirittura, non esiste niente, c'è solo energia. E quindi siamo proprio al limite tra scienza e metascienza, tra spiritualità, direi io. E dobbiamo andare verso questa. Verso queste tematiche per comprendere quello che è anche l'animo umano. Prima o poi la scienza accetterà l'esistenza dell'anima. Ma già esiste la scienza, che è la scienza esoterica, che ne parla da migliaia di anni, se non di più. Bene, ragazzi, ci sarà la registrazione, scrivetemi le domande nei commenti e utilizzerò le vostre domande anche per fare i prossimi documenti. È stato un piacere, un abbraccio e buona serata. Ciao ciao!